Visto che sono raffreddato, ho deciso di fare un vin brûlé e farò un video tipo la prova del cuoco e vi insegnerò a farlo, perlomeno come lo faccio io. E poi penso ci siano anche delle varianti. Comunque, vediamo. Allora, quello di cui abbiamo bisogno sono chiodi di garofano, cannella. Un fiammifero, io ho questi lunghi da camino che li trovo più adatti, scorza di limone e di arancio o di uno o dell'altro, vino rosso, e io ho anche queste spezie per il vin brûlé che sono già confezionate, dentro c'è anice stellata e cannella, scorze di arancio, agrumi, non so cosa, chiodi di garofano, eccetera. Però insomma, ovviamente va a gusto, c'è chi la cannella non ce la mette perché comunque non, persone a cui non piace la cannella non la utilizzano. Andiamo a vedere la preparazione. Allora si versa il vino rosso in un pentolino, si aggiungono le scorze di agrumi, io metto soltanto il limone oggi, i chiodi di garofano. E un pizzico di cannella che non so dove l'ho messa, un attimo lontana. Ecco qui. Allora, un po' di cannella in polvere. Volendo si può mettere anche quella non in polvere, non mi ricordo il termine. C'è anche chi a volte aggiunge dello zenzero, però gli dà un tocco molto più pungente e sinceramente io lo sconsiglio. E si porta ad ebollizione. Tutto in diretta. Ok. E si porta il vino in ebollizione. Ok, quando il vino raggiunge l'ebollizione, considerate che l'alcol va in ebollizione prima dell'acqua, ovviamente, si accende il fiammifero. Io ho spento la luce per farvi vedere e lo si porta sopra e vedete che l'alcol inizia a prendere fuoco. Esalazioni. Vedete? Lasciate in questo stato per 2-3 minuti. Ovviamente fate attenzione a non far prendere fuoco la cucina. Dopodiché lo spegnete e lo lasciate freddare un po' e lo versate nelle tazze. Soffiate sulla fiamma e continuate in una leggera ebollizione e spegnete. Ok, ora è pronto per essere versato. Versatelo in una tazza. Ecco fatto. Ora lasciatelo freddare un pochino e poi bevetelo quando è ancora caldo, ovviamente. Questo aiuta per raffreddore, influenza, febbre, mal di gola, ha un sacco di rimedi anche contro il freddo, d'inverno soprattutto. Basta così, buona bevuta!